Buona domenica. Oggi per la rubrica I servizi al cittadino parleremo del congedo di paternità e delle novità normative per il 2019. Il congedo di paternità ha la finalità di contribuire alla promozione di una cultura di una maggiore condivisione all'interno della famiglia nei compiti di cura dei figli e di favorire una conciliazione nei tempi di vita e di lavoro. Il congedo obbligatorio retribuito e il congedo e l'astensione facoltativa sono stati inseriti dalla legge Fornero del 2012. Il congedo obbligatorio è stato portato successivamente dalle leggi di stabilità del 2015, 2016 e 2017 a 2 giorni e nel 2018 è stato portato a 4 giorni. Per quanto riguarda l'astensione facoltativa di un giorno, è rimasto di un giorno con un periodo in cui era stato soppresso. Ma cosa cambia nel 2019? Nel 2019 praticamente il congedo obbligatorio in aggiunta a quello materno, praticamente in aggiunta al congedo per maternità, passa a 5 giorni, mentre il congedo facoltativo, che è in alternativa al giorno di maternità, rimane di 1 giorno. Bisogna ricordare che quando va utilizzato questo beneficio? Va utilizzato entro i primi 5 mesi di vita del bambino, quindi entro i 5 mesi successivi alla nascita del bambino, anche in forma non continuativa. Per i giorni di astensione dal lavoro, il lavoratore ha diritto a una retribuzione piena. Ne hanno diritto anche i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ne sono ancora esclusi i lavoratori della pubblica amministrazione. Come viene presentata la domanda? La domanda può essere presentata all'azienda con un preavviso di 15 giorni di anticipo. E nel caso in cui si richieda il giorno di astensione facoltativa, va allegato anche una dichiarazione della madre che per quel giorno rinuncia al congedo di maternità. Per determinate categorie di lavoratori, e specificatamente i lavoratori agricoli, i lavoratori stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavori disoccupati o sospesi dal lavoro e i lavoratori dello spettacolo saltuario con contratto a termine, la domanda va presentata direttamente all'INPS con le consuete modalità, attraverso il sito www.inps.it oppure attraverso il contact center 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile oppure attraverso un ente di patronato. Grazie di nuovo e buona domenica.